buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, un cordiale buonasera da Francesco Repice che grazie alla collaborazione tecnica di Daniele Bulgarini e Antonio Topolino è pronto a raccontarvi il posticipo della 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Juventus è il derby d'Italia, è quanto di meglio posso offrire il nostro calcio in questo momento con le due squadre rispettivamente qualificate per i quarti di finale di Coppa dei Campioni e di Europa League, due squadre che hanno superato il turno infrasettimanale non senza soffrire, d'accordo, ma così è come la Roma, così come la Fiorentina, così come lo stesso Milan andranno avanti nei tornei europei, ma c'è da combattere, c'è da conquistare una posizione Champions nella prossima stagione. In questo momento la Lazio sembra aver preso un buon abbrivio sconfiggendo la Roma nel derby che si è concluso di fatto pochi minuti fa e posizionandosi al secondo posto in classifica, ovviamente in attesa di questa partita ed in attesa anche di sapere cosa succederà per quello che riguarda la giustizia sportiva a proposito della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus. Insomma, è una storia ancora tutta da scrivere con, a parte questa, 11 partite ancora da giocare, 33 punti ancora disponibili. È veramente un campionato che per le seconde posizioni, quelle immediatamente alle spalle di un Napoli che sta facendo corsa, se rimane molto molto entusiasmante, senza contare le emozioni che vivremo per le coppe europee. Come ho detto, 6 squadre sono ancora in ballo nei quarti di finale in tutti e 3 gli ambiti, i continentali, vale a dire la Champions League, l'Europa League e la Conference League. Barella può caricare il tiro, la respinta in corner di Szczęsny, prima conclusione della partita dopo 2 minuti di gioco, quella di Nicolò Barella che dall'altezza dei 28 metri ha lasciato partire un collo esterno destro di rara potenza sul quale Szczęsny ha dovuto rifugiarsi nel corner. Brozovic ancora per Calhanoglu all'altezza dei 30 metri, va in profondità per Lukaku, Barella, Lukaku, Barella da solo, destro, la respinta con l'addome di Wojciech Szczęsny, grandissima manovra dell'Inter sull'asse Lukaku, anzi Calhanoglu, Lukaku, Barella, triangolazione, tiro del centrocampista, parata con il corpo di Szczęsny, ora tocchio però la Juve con Vlahovic, Rabiot il francese a sinistra, Kostic è libero, riceve palla Kostic, carica il tiro, ha segnato la Juventus esattamente al 23° minuto nel corso del primo tempo, cambia il parziale a San Siro, Kostic, Filip Kostic con un sinistro telecomandato di rara precisione e potenza ha inchiodato al centro dei propri pali Onana che ha semplicemente potuto guardare con lo sguardo il pallone che si inseccava imparabilmente alla sua sinistra. La Juventus è in vantaggio per 1-0, la rete di Filip Kostic al 23° minuto quando meno te lo aspetti, ecco la Juve, Massimo. Esatto, Orlando, stavo dicendo la stessa cosa ed è la solita Juventus. Occhio che però c'è un problema adesso di VAR per qualcosa che non, sinceramente non saprei cosa dire. Mi sembra di no, almeno che non abbia visto un fallo sull'inserimento di Rabiot che comunque è bravissimo nell'1-2 con Vlahovic. Ti ho detto che stasera mi sembra più in partita il giocatore serbo, bravo poi a cambiare il gioco dalla parte opposta, appunto l'inserimento di Kostic che VAR, è chirurgico. Forse Rabiot con le mani. Esatto. Sì, Rabiot ha probabilmente toccato, probabilmente diciamo, noi guardiamo il video, ma obiettivamente, gentili ascoltatori, lasciamo che siano altri a occuparsi di queste complicatissime vicende e quindi non mettiamo bocca, per carità, e ci è sembrato di scorgere nella ripetizione ovviamente e non nell'azione in diretta un forse un tocco di mani di Rabiot, check in goal, questo ci dice il nostro monitor di servizio, stanno tutti guardando cosa è accaduto in mezzo al campo, c'era stato un bel dialogo, una bella triangolazione tra Vlahovic e Rabiot su quei palloni che si scambiavano a mezza altezza, probabilmente c'è stato un tocco di mani e di Rabiot. Sì, probabilmente. Sì, rivedendo sì. Francesco, mi sento di dire di sì, assolutamente. Però attenzione Massimo, stiamo. No, ma poi non lo dico a me stesso, non a te, perché è sempre molto pericoloso inoltrarsi in certe discussioni, soprattutto diciamo così, in questo periodo, perché sono discorsi scivolosissimi. Quindi aspettiamo con fiducia ciò che decideranno i direttori di gara. Limitiamoci noi invece a parlare bene
bene anche della, crediamo, della battuta di sinistro di sì. Kostic, che ormai da quando è ripreso il campionato dopo il mondiale non ne sta sbagliando una. No, grande giocatore, davvero bravissimo negli assist, uno dei primi in Europa appunto in questo fondamentale, però anche quando cerca il tiro in porta, sai, quando c'hai qualità, soprattutto i mancini sono chirurgici da quella posizione. Il tiro è stato stupendo, non ha potuto farci niente Onana. Adesso aspettiamo la decisione. Quel pallone è Massimo, sì. Va colpito di collo esterno, esatto. Collo per esterno, non chiuderlo troppo. Bravo, giusto? Bravo Francesco, perfetto sei stato. Perché così rimane bello teso, non gira su se stesso, va dritto per dritto, assume quella traiettoria e finisce in porta, così come è stato, tant'è che Onana è rimasto lì impalato, non sapeva e non poteva assolutamente arrivarci. Velocità, precisione, si va per le lunghe, Massimo. Eh sì, è una decisione difficile, staremo a vedere. Per fortuna che c'è il VAR, Francesco, diciamo questo, dai, che almeno siamo sicuri che poi la scelta fatta deve essere quella giusta. Questo diciamo che è uno di quei casi in cui rischi veramente. Gol, convalidato il gol, la Juventus è in vantaggio e quindi evidentemente Rabiot non ha toccato il pallone con il braccio, è semplicemente l'effetto ottico che abbiamo avuto con quella palla che scendeva perpendicolarmente al corpo, evidentemente non l'ha toccata Rabiot con il braccio e questa è l'unica spiegazione che possiamo dare. Eh sì, assolutamente sì, sta di fatto che la Juventus va in vantaggio, si porta in vantaggio e trova un gol meraviglioso. L'azione è stata veramente bella con l'inserimento per via centrale di Rabiot, ma quest'anno Francesco lo sta facendo spesso, tanta la qualità del giocatore francese, soprattutto quando si spinge in avanti. Ottimo l'1-2 con Vlahovic e poi, come abbiamo detto, chirurgico Kostic. La Juventus nel momento sembrava in difficoltà, trova il gol. Locatelli al limite, a sinistra è ancora solo Kostic, contro traversone da terra, ha provato, se non andiamo errati, Sulé a battere da posizione vantaggiosissima, un rigore in movimento proprio all'altezza del dischetto degli 11 metri, il pallone è finito fuori. Momento di grande difficoltà per l'Inter, momento felicissimo per la Juve che è andata vicina al gol del raddoppio. Eh sì. Locatelli a destra per De Sciglio che supera la linea mediana del terreno di gioco, sfida in velocità i suoi avversari, poi serve in verticale Fagioli, può andare al cross in mezzo, arriva Kostic anticipato all'ultimo momento da un intervento provvidenziale, poi commette fallo alle spalle di Dumfries, se non andiamo errati Vlahovic, ma c'è stato l'intervento, crediamo, di Barella provvidenziale su Kostic con Onana fuori causa e col pallone semplicemente da appoggiare in porta. Eh sì, però attenzione a Barella dalla corsia di destra, ecco il cross che parte, secondo palo di Marco, si avvita per il sinistro, poi Brozovic con il piatto destro allarga troppo, apre troppo la sua traiettoria, pallone che finisce oltre l'incrocio dei pali alla sinistra di Szczęsny, gran girata di Vlahovic per Kostic, la sinistra punta ad Humphries, entra in area, cross verso il secondo palo, stava per arrivare Vlahovic, si stende letteralmente quasi all'ingresso nell'area piccola Darmian, così come aveva fatto Oporto, non so sì, se ti ricordi. Sì, assolutamente, questo è un salvataggio da gol anche questo, perché lì sarebbe arrivata Vlahovic. C'è spazio per Vlahovic al limite sinistro, che è una specie di passaggio di telefonata a Onana quando Fagioli era completamente libero a destra e Sulé dalla parte opposta. Qui deve scusarsi e tanto Dusan Vlahovic. Sì. Lautaro Martinez si gira ma sbaglia, ancora il passaggio, lo recupera Rabiot che controlla poi sull'assistenza di Danilo, da questi a sinistra verso Kostic, nuovamente Rabiot che prova ad andarsene, evita Darmian, poi vince il contrasto con Dumfries, partita maiuscola dell'ex PSG. Bravo Francesco, scusami, la pazienza di Allegri, bravo davvero. Ecco, c'è Sulé in area, Sulé costretto a tornare all'indietro da Fagioli che si gira, serve nuovamente Locatelli, spalla alla porta Vlahovic, Sulé che manca l'intervento, tiene però il pallone attaccato al piede, la conclusione è quella di Locatelli con il piattone destro, la parata in due tempi anche piuttosto goffa, anche se efficace, è quella di Onana. Problemi per l'Inter, problemi sì. chiarissimi. Sì, assolutamente, la Juventus che dà l'impressione di poter sfondare e trovare soluzioni in fase offensiva con grande facilità. Devo dire che la Juventus ha messa bene in campo Allegri stasera, Francesco. No, è messa benissimo in campo, del resto
al netto di tutte le critiche che gli vengono sempre mosse per quel suo modo di intendere il pallone, che è assolutamente personale e che in fondo dopo quello che ha vinto andrebbe in qualche modo rispettato, insomma lui non ha mai sbagliato a mettere in campo la squadra, difficilmente. Esatto, no, è una delle sue qualità migliori, poi come hai detto giustamente te, ti può piacere o no, poi contano sempre i risultati, non nella vita, e credo che lui ne abbia avuti anche fin troppi. Ecco, diciamo anche troppi, cioè voglio dire, comunque sei scudetti, due coppe dei campioni, quattro coppe Italia, due supercoppe italiane, è qualcosina, è tutto. Sì, insomma, fai fatica a criticarlo. Questo è il canale Io Pensiero. Sbaglia l'assistenza Kostic per Vlahovic, buona opportunità per la Juve, colpo di testa di Vlahovic, Kostic che mantiene il pallone in campo dalla posizione di ala sinistra, si ferma contro traversone, Onana senza problemi all'interno dell'area piccola ed è imbestialito Massimiliano Allegri questa volta con i suoi giocatori, perché questa era un'ottima opportunità per la Juve. Contropiede della Juve, Kostic bene su Chiesa, di sponda Rabiot che deve superare due avversari, triangola con Chiesa, molto molto bene la squadra di Massimiliano Allegri. Mkhitaryan perde il contrasto con un gladiatorio Fagioli, poi il pallone per Vlahovic, De Sciglio ancora Fagioli, evitato Lautaro Martinez, termina a terra il giocatore della Juve, si lamenta Allegri che vorrebbe fallo, è partito Chiesa, ha fatto fuori Darmian al limite, Chiesa destro, pallone sul fondo, grande azione di Federico Chiesa, è stato anche bravo a mio avviso Francesco Acerbi a poschermargli la visuale della porta. Davvero la Juventus, a me sembra la Juventus quella vera, yes. Francesco, quella che difende veramente con grande attenzione. Ci sarebbero fuori Di Maria e Pogba. Esatto, non giocatori qualunque, poi insomma c'è, è entrato Quadrado, Chiesa, questa è una squadra che per caso si trova in una situazione che tutti conosciamo. Esatto. Partita non bene, ma insomma all'inizio dell'anno tutti la davano giustamente tra le favorite. Dumfries a destra, cross in mezzo, Gatti, ancora lui ad anticipare Lukaku che era lì a porta vuota a spedire il pallone alle spalle di Szczęsny, ora però contropiede per la Juve, Kostic tiene il pallone in campo, 4 contro 4, Kostic a sinistra Rabiot, servito il francese, in mezzo Vlahovic, il cross in mezzo a Acerbi, poi arriva Kostic, parte il tiro, c'è la deviazione, pallone sul fondo. Juventus vicinissima al gol del raddoppio, quando l'Inter aveva sfiorato il gol del pari, si va da una parte all'altra senza soluzione di continuità. Mkhitaryan fermato da Locatelli, attenzione, Vlahovic 3 contro 3, Vlahovic libera Kostic, Chiesa in area di rigore, cross in mezzo, Onana toglie il pallone dai piedi di Locatelli che era solo davanti alla porta sguarnita non più di un metro, e Juventus ancora una volta vicino al gol del raddoppio. Mkhitaryan si fa bruciare in mezzo al campo ed ecco quello che accade, Mkhitaryan al limite, destro, pallone sul fondo, Çalhanoğlu va al traverso in mezzo, ancora un mucchio, ancora un colpo di testa di Gatti, la conclusione di sinistro di Mkhitaryan, il pallone che finisce di poco oltre la traversa, Çalhanoğlu per Mkhitaryan, il pallone ancora in orizzontale per Brozovic, sempre orizzontale su Çalhanoğlu, si lamenta San Siro, ecco il pallone che arriva in aria, ecco Szczęsny che va a bloccarla all'altezza dei propri 11 metri facendo la sua impresa alta, 49-30 secondi, manca un nulla alla fine di questa partita ed ora la Juventus sta per veramente assaporare la vittoria nel derby d'Italia alla Scala del Calcio, grazie a Filip Kostic che è in possesso del pallone, ora a sinistra va in profondità da Vlahovic, troppo in profondità perché c'è Onana che può veramente effettuare l'ultima preghiera scaraventando il pallone al limite dell'area di rigore avversaria, e c'è Acerbi che prova a girarla, il pallone che finisce sul fondo, nulla di fatto, semplice rimessa in favore della Juventus con il pallone che viene collocato al vertice destro che delimita appunto l'area piccola, sarà questa l'ultima azione, con ogni probabilità sarà questo l'ultimo rilancio di Vlahovic, Szczęsny, sarà questo l'atto finale di una partita che la Juventus sta conducendo in porto, sta soprattutto andando a mettere in cascina con tre punti pesantissimi nella sua corsa in recupero verso la quarta posizione, ora riapre tutto la Juve perché adesso si trova a 50 l'Inter, a 48 il Milan, a 47 la Roma, è ancora tutto aperto. La Juventus comunque, Francesco, ha giocato una grande partita di sostanza, squadra messa bene in campo e devo dire che dal mio punto di vista
se dovesse finire così merita questa vittoria. Paredes e D'Ambrosio che hanno qualcosa da dirsi nell'occasione. Cartellino giallo per D'Ambrosio che ora si arrabbia col direttore di gara, il signor Chiffi, con Vlahovic che finisce anche lui sul tacchino dei cattivi. Una messe di cartellini gialli adesso perché ovviamente sono tutti molto nervosi. Siamo nel finale di partita, siamo al 51esimo e 45 secondi, la Juventus è in vantaggio per 1-0, decide e potrebbe aver deciso anzi la rete di Filip Kostić al 23esimo del primo tempo dopo accurato esame del VAR. Rimessa laterale, Cuadrado, è finita, la Juventus ha battuto l'Inter per 1-0 a San Siro con la rete di Kostić al 23esimo del primo tempo. Si accende un parapiglia adesso all'altezza della bandierina alla nostra destra. Beh, i derby finiscono così, quello di Roma oggi, quello d'Italia stasera, quando vince la squadra, diciamo così, che alla vigilia non aveva i fonori del pronostico, ecco che si scatena la bagarre, bisogna stare molto calmi, bisogna stare molto tranquilli. Il numero 33 D'Ambrosio che viene allontanato dai suoi compagni di squadra e dagli uomini della panchina nerazzurra. E comunque, Massimo, possiamo andare in sede di commento. Sì, Francesco, partita vibrante, non bellissima, ma come ce l'aspettavamo, no? Il derby d'Italia è sempre così. A me l'impressione è che la Juventus stia molto meglio in questo momento dell'Inter da un punto di vista fisico, mi è sembrata più squadra rispetto all'Inter, e tutto sommato, al di là degli episodi, credo che stasera la Juventus abbia meritato questa vittoria e si porta a casa 3 punti, come dicevi te, fondamentale. Espulso D'Ambrosio, Francesco, Sì, espulso D'Ambrosio per doppia ammonizione, non sappiamo se rosso diretto, ci sono state tante reazioni lì alla fine della partita, l'ha decisa Filip Kostić al 23esimo del primo tempo. Diciamo che è stata una vittoria meritata per la Juve, l'Inter evidentemente anche stanca, provata dalla durissima partita di Oporto nella quale ha conquistato i quarti di finale della Coppa dei Campioni. Possono festeggiare i tifosi della Juve sotto lo spicchio di stadio dedicato ai loro tifosi e ai loro supporter, vanno comunque a ricevere il ringraziamento della curva nord e nerazzurra, gli uomini di Simone Inzaghi, e adesso è ancora più bagarre per la quarta posizione. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori Antonio Topolino e Daniele Bulgarini per la preziosa collaborazione tecnica, per i più che mai interventi accanto a me in postazione cronaca, più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca. Massimo Orlando, buonanotte Massimo. Buonanotte Francesco. Francesco Repice, nel ribadirvi che nel posticipo della 27esima giornata del campionato di calcio di Serie A la Juventus ha battuto a San Siro l'Inter per 1-0, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.